Roberto Mancini, dopo questo 2-1, penso che il risultato come sempre interessa marginalmente, anche se vincere poi fa sempre piacere. Però cosa hai guardato con maggiore attenzione, cosa ti aspettavi di vedere dai ragazzi questa sera? Ma un po' sì, di inserimento, migliore inserimento dei nuovi, soprattutto di Erkin e Ansaldi. E questo soprattutto che insomma, ci muovessimo un po', perché siamo un po' ancora imballati per via del jet lag, dei viaggi e tutto, quindi questo, e che facessero comunque una buona gara. In questi giorni hai lavorato molto sui cambi di gioco, visto che oggi cercavano sistematicamente quello, segno che poi si deve anche mettere in atto quello su cui si lavora durante i giorni di allenamento. Sì, beh, questo sicuramente. Dobbiamo migliorare la condizione, anche perché comunque loro giocano hanno tantissime giornate nelle gambe, quindi però era importante sicuramente fare una buona partita, provare qualcosa di diverso e soprattutto non farsi male. Questa è la cosa più importante in questo momento, perché poi se si fa male un giocatore perde tutto il resto della preparazione, diventa difficile. Le distanze erano tenute bene, questo forse lo vedevi dalla panchina facilmente. Sì, no, questo l'ho fatto bene. La prossima col PSG sarà differente il livello dell'avversario, però forse siamo a pari lavoro dal punto di vista della preparazione. Credo di sì, come preparazione anche loro hanno iniziato presso poco come noi, forse qualche giorno prima, non lo so. Chiaramente adesso non so che giocatori avranno o quanti ne avranno, però sicuramente sarà una partita diversa. L'ultima te la chiedo su D'Ambrosio, che è ormai diventato un jolly a tutta difesa, destra, sinistra, centrale destro, centrale sinistro, fai gol. Vuol dire che centrale fa bene, l'abbiamo provato l'anno scorso, anche con la Juve in Coppa Italia, fece benissimo, fa bene da centrale. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.